Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qua, per la prima volta ci vediamo in faccia. Io ovviamente sono Prospero Spitz, come potete ovviamente capire. Oggi vi parlerò del perché ho deciso di cambiare nome al canale e perché ho deciso di prendermi un attimo di pausa da tutti i lavori. Inizierò dicendovi chi sono ovviamente, di dove sono e quanti anni ho. Sono ovviamente Prospero Spitz su YouTube e Giuseppe Milone nella vita reale ovviamente. Ho 14 anni, tra un po' ne compio 15 ed è più di un anno che ormai produco beat. È da poco che li carico, qualcuno ovviamente ha fatto un sacco di numeri, altri ovviamente hanno numeri molto bassi. Come avete potuto capire sono italiano. Esattamente, vivo a Novara, in Piemonte. Sono un ragazzo normalissimo con la passione della produzione di musica, di beat trap, ma anche hip hop, come avete potuto sentire in altri beat che non hanno quella punta di trap, ma ovviamente sono più sull'hip hop. Come ho già detto, è da un anno che produco, ho iniziato per caso, perché non sapevo cosa fare effettivamente e ho iniziato su Ableton. Per uno alle prime armi non è semplice utilizzare dei programmi molto complicati per la produzione di musica e quindi mi sono approcciato per primo su Ableton, ma appunto sbagliando. Dopo ho incominciato a produrre su FL Studio, dove produco ancora tuttora. Ableton ovviamente è un ottimo programma, ma per come funzionalità, come semplicità del programma, preferisco ovviamente FL Studio. Come potete ascoltare nei miei beat, è un solito suono di FL Studio. Ovviamente parlerò dei miei video futuri. I miei video futuri, oltre ad essere dei beat normalissimi che come ho sempre caricato, saranno anche delle cover o produzioni per dei cantanti. Infatti produco già per diversi rapper, sia di queste zone che di altre zone, e lavoro con loro per creare diversi beat per diverse produzioni. Ho prodotto un nuovo beat per questo ragazzo che troverete qua nella descrizione oppure in alto qua, e troverete un video di questo ragazzo emergente, fatelo crescere. Io ovviamente ho soltanto mixato e fatto il mastering della traccia, perché lui aveva già un beat e quindi sono riuscito a fare il mastering e la voce di questo ragazzo. Io direi che questo video è incentrato per appunto dirvi perché il cambio del nome, perché mi sono trovato un giorno ad acquistare questa felpa che appunto ha su il nome Prospero Spitz, che sarà appunto il nostro cavallo di battaglia, il nostro nome. Adesso vi metterò una schermata. Se andate nel canale, nella parte alta, vicino al nome, vicino al banner, si troverà il link per arrivare al negozio. Detto questo, ormai non ho altro da aggiungere. Ci troveremo in altri video, in altre produzioni, in altri video musicali, altri clip musicali. E bella ragazzi.